Quante volte passando lungo la statale a Saint-Pierre il vostro sguardo è stato catturato dalle quattro torrette del castello di Saint-Pierre? Quello alto, quello che assomiglia un po' al castello di Walt Disney. Ecco, oggi con Osta Welcome andrete invece alla scoperta del castello Sario de la Tour. Girate lo sguardo e cercate questo castello tra i meleti, tra i frutteti del paese. È un castello un po' particolare, diverso dal solito e forse poco conosciuto. In realtà si trova a picco sulla Dora e tra le sue mura racchiusi diversi tesori tutti da scoprire. Con chi? Ma con Aosta stasera. Andiamo! Eccoci nella cappella del castello Sario de la Tour, cappella completamente affrescata nel 1200 e di questo ciclo pittorico, ahimè, rimane veramente poco, poche scene mutili, tra cui quelle che vedete alle mie spalle, dove vediamo un grillo, animale mostruoso formato da un corpo e dagli arti, e due sirene bifide che si trovano proprio nello sguancio della finestra. Per poter curiosare nelle restanti scene pittoriche dobbiamo salire sopra queste volte inserite nel 1700 che hanno mutilato le pitture più antiche. Saliamo! Il 5 giugno 1478 Antoine Sario rifonda la cappella e la ridecora questo spazio del castello. Gli affreschi che vedete alle mie spalle sono proprio di quest'epoca e sono ad opera di un frescante Franco Fiamminga itinerante che probabilmente passava in queste zone. Vediamo una crocifissione e vediamo un monumentale San Cristoforo che prende sulle sue spalle Gesù per attraversare il fiume e miracolosamente il bastone fiorisce. Ci troviamo all'interno della Sala delle Teste, il salone più importante del castello, la cosiddetta sala di rappresentanza. Costruita probabilmente nella prima metà del 400, intorno al 1430-32, almeno così ci dice l'analisi dendrocronologica dei legni utilizzati per la costruzione del soffitto. Soffitto che è impreziosito da 171 mensole lignee decorate con altrettante piccole figurine che attingono dal mondo del mostruoso, del diabolico, del burlesque, del carnevalesco. Nessuna si ripete, tranne qualche leoncino, forse caro alla famiglia Sario.